una frazione, la dodicesima del Giro d'Italia da Guerrieri, caratterizzata da pioggia e vento, vinta dall'equatoregno Jonathan Narváez. È il secondo successo di un equatoregno in questa edizione del Giro d'Italia dopo quello di Caiseto sull'arrivo dell'Etna. Una frazione è quella con arrivo a Cesenatico, ovviamente in ricordo di Marco Pantani, grande indimenticabile campione del ciclismo italiano, ricordato nel corso della tappa con i vari cartelli esposti da tutti i tifosi. Per quanto riguarda la classifica generale, resta al comando Joao Almeida, saldamente al comando Joao Almeida. Il portoghese mantiene un ampio margine sui diretti avversari e sabato ci sarà una frazione a lui congeniale, quella la cronometro di Valdobbiadene. Per quanto riguarda il coronavirus, il Giro d'Italia purtroppo non è estraneo al problema Covid-19, con alcuni corridori che hanno già lasciato la corsa, alcune squadre che hanno già lasciato la corsa. RCS sta predisponendo e predispone una bolla abbastanza sicura per tutti i concorrenti, però si vocifera che Milano potrebbe allontanarsi sempre di più. L'arrivo del 25 ottobre è in serio pericolo, visto anche le vicissitudini legate agli ultimi sviluppi del coronavirus della città lombarda. Ne scopriremo di più nelle prossime tappe e nei prossimi giorni.